Siamo con Mauro Sacchetto, siamo qui a Rimini. Ciao Mauro. Allora, parliamo dei combattimenti di MMA che si sono svolti ieri. Com'è andato il tuo team? Allora, ieri c'è stata una frequenza di atleti numerosi per questo evento organizzato da DCC e Shooto Italia. I miei atleti sono andati molto bene, avevo 4 atleti, uno in classe C, 2 in classe C+, e uno in classe B come pro. E ho fatto 2 campioni italiani in classe C+, un secondo posto in classe B e un terzo posto in classe C. Quindi devo dire, alla grande, sono veramente molto soddisfatto del lavoro fatto con il mio maestro Eric Paulson quest'anno a maggio e con i ragazzi tutto l'anno agonistico. E ieri infatti intorno alla gabbia c'era talmente tanta gente che non ci si poteva avvicinare a vedere, perché veramente la gabbia attira tantissimo, tant'è che quest'anno le MMA in Italia hanno veramente raggiunto livelli massimi con 2 eventi stratosferici. Vogliamo parlarne? Sì, io ho seguito, comunque seguo sempre gli eventi organizzati in Italia, perché sono consapevole della crescita che l'MMA in Italia sta avendo, e quindi sono contento di aver potuto assistere al Venator e all'evento organizzato Bellator, e credo che sia il passo giusto e la strada giusta per portare grossi nomi in Italia e far crescere i nostri atleti a livello internazionale. Senti, abbiamo parlato di grandi eventi, ma parliamo anche del nuovo centro a Torino. Come sta andando l'attività e quali ci sono i progetti futuri? L'attività, ci siamo spostati da Rivoli ad un altro centro a Benasco e sta andando molto bene, tantissimi sono gli amatori che si sono avvicinati all'MMA, al grappling, al Brazilian Jiu-Jitsu, alla Thai, e contiamo di allargarci, quindi di creare uno spazio ancora maggiore per dare opportunità a tutti di fare l'MMA, il grappling, il BJJ ai massimi livelli, quindi vi aspetto tutti nel mio centro a Torino. Grande, allora oggi combattimenti di grappling, andiamo a vedere poi questa sera come saranno andati. Un in bocca al lupo e buona giornata e buon combattimento. Grazie mille anche a voi, ciao!